toilet. Dr. Hudson is missing. Ok. Allora, no, la notizia straordinaria di oggi è che abbiamo scoperto, abbiamo la certezza, le prove, che a Dio piace la MMT. Perché, no, abbiamo le prove perché dobbiamo raccontare ai nostri economisti che fino a pochi giorni fa in Italia c'era un metro di neve che avrebbe impedito al tre quarti delle persone che sono qui di arrivare. In coincidenza con il summit sono venuti 18 gradi, si è sciolta tutta la neve, c'è stato il sole, oggi finisce il summit e Dio ha spinto il bottone, è tornato il brutto tempo. Quindi Dio è un MMT. Ok, comincio rapidissimo da alcune cose importanti. Una cosa che sta suscitando un po' una polemica. Io apprezzo la figura di Galloni perché, pur non essendo né suo amico né suo sostenitore, però un uomo che ha avuto coraggio e va ascoltato. Soprattutto sostengo l'assoluta pluralità delle opinioni e delle informazioni. La MMT e i circuitisti non sono una parrocchia chiusa come quelle che abbiamo noi in Italia. Dovete informarvi dovunque ritenete opportuno. Questa è solo una cosa importante che noi vi proponiamo, okay? Ma per Galloni so che c'è una forte richiesta di farlo parlare, questo non è possibile. Gli abbiamo già dato uno spazio al di là del summit, ma non possiamo essere così maleducati come italiani da sottrarre del tempo delle persone che stanno facendo uno sforzo enorme al limite del collasso fisico. Kelton non dorme da 48 ore, ok, per dar spazio a chi non è previsto in questo summit. Credo che sia ragionevole e non censura. Rapidissimo, in ordine di importanza, lo dico per l'ultima volta, questo è un paese tremendo. Immaginate che razza di organizzazione mafiosa è stata necessaria in Italia per nascondere da tutti i media questo evento. È come nascondere un tirannosauro dentro un bar. Veramente è tremendo questo dell'Italia. Allora, altra cosa importante. Ho detto il primo giorno e lo ripeto, non vi abbandoniamo, noi costruiremo con serietà, soprattutto serietà scientifica, con loro aiuto, con l'aiuto di Pargue anche, per una diversa opinione, un continuo per questo. Lo mettiamo sul sito che era proiettato prima qua, www.democraziammnt.info, per cui continuiamo da lì, non vi abbandoniamo, questo è importantissimo. C'è un altro punto importante. Alain Pargue ha citato dei politici italiani molto compromessi con i tecnocrati europei, in particolare Massimo D'Alema. Mi è stato chiesto di parlare di più di questo. Non è possibile oggi. Alain Pargue è però un uomo di integrità morale e intellettuale. Chi vuole può rivolgersi ai suoi contatti per avere più dettagli, ma non abbiamo oggi il tempo di approfondire questo tema. Ultime cose, rapidissimo. Devo ringraziare gli uomini della security che si sono comportati da veri professionisti. Okay. I traduttori. Okay. E infine anche questi signori della PNP che hanno fatto questo allestimento che è stato veramente bellissimo. Ok. E adesso facciamo il finale, quindi partiamo con Marcio Orbach che ci farà un 20-25 minuti di MMT per integrare il discorso della Kelton. E sappiate che abbiamo stabilito un record mondiale perché Stephanie Kelton è una macchina da guerra, okay? L'abbiamo distrutta.
E adesso riprende Marshall Auerbach. Dopo tutte le domande che abbiamo scritto sui fogli, se qualcuno non ha la sua domanda scritta, ragazzi, ci perdoni, possiamo fare solo entro un certo limite, ok? Poi il finale. I will try to elaborate on one or two themes that Stephanie Kelton discussed this morning. I've chosen two, which I think are very crucial to help you. Secondo me sono molto importanti per aiutarvi a capire certe cose. Una è l'analogia fra il governo e la famiglia. E l'altro è l'altra cosa di cui vorrei parlare è il tema del utente di valuta piuttosto che di paese che emette invece una valuta, e questo è importante per quanto riguarda l'Unione Monetaria Europea. Comincerei con il governo. È davvero una famiglia? Ora, considerare il deficit pubblico, sia qui che in America e anche ovunque, e fare un'analogia con un bilancio di una famiglia, beh, è una cosa che sentiamo spesso e ci sentiamo dire: nessuna famiglia può spendere più di quanto guadagni, e non lo può fare neanche un governo federale. Ora, in linea di principio questo può sembrare molto ragionevole, però è vero che se ci diamo un'occhiata un pochino più da vicino non ha molto senso tutto questo, perché un governo sovrano come quello statunitense, giapponese, canadese, australiano non ha alcuna somiglianza con una famiglia. E andiamo un pochino a vedere quali sono le differenze specifiche. In primo luogo, il governo federale statunitense ha oltre 220 anni di età, se prendiamo come data di nascita l'adozione della Costituzione degli Stati Uniti. Ed è probabilmente la data migliore che potremmo reperire, perché la Costituzione che ho citato ieri definiva 221 anni fa un mercato comune degli Stati Uniti, impediva agli Stati da interferire col commercio interstatale e dava al governo federale il potere di imporre tasse e di farle pagare. Ora, il governo ha 221 anni d'età, dicevano negli Stati Uniti. So che ci sono persone molto sane in questo paese, anche negli Stati Uniti, ma nessun capofamiglia vive 221 anni. E in realtà potrebbe sembrare importante l'analogia, ma non lo è. Per quando si muore, in realtà, i debiti devono essere assunti e devono essere, come dire, attribuiti agli eredi. Allo stesso modo accade anche alle aziende, perché le aziende possono vivere tantissimo, ma quando chiudono vengono acquisite, anche in questo caso i debiti vengono assunti da chi la compra o comunque dagli eredi. Non c'è un giorno del giudizio, la resa dei conti, fra virgolette potremmo dire, non c'è neanche la necessità di pagare qualcuno che viene appunto a darti, a farti vedere le bollette. Il governo non deve farlo. Ora, è anche vero che non tutti i governi durano sempre, non tutti gli stati durano per sempre, e a volte è vero che ci sarà un governo che decide di onorare i debiti di un governo precedente, di uno stato precedente. Ma è una scelta questa. Questa è una scelta perché il governo sovrano è sovrano, appunto, lo dice la parola. E nonostante tutte le analogie che sono state presentate fra stato, ego e famiglia, ora le famiglie e le aziende possono far crescere il loro debito, anche se poi prima o poi arriverà. Nello Stato la cosa è diversa. Per le aziende invece la cosa fondamentale è che le aziende cercano di mantenere il conto capitale separato dalle partite correnti e quindi in un qualche modo possono anche ripetere, possono anche rinnovare i debiti una volta che sono arrivati a scadenza. Però è un'azienda, se non batte monete, quindi in un qualche modo è diversa da uno Stato. Per un'azienda un debito può diventare insostenibile, per uno Stato no. Se guardiamo poi le famiglie,
Beh, le famiglie assolutamente non hanno il potere di imporre delle tasse, non possono. Le famiglie sono in realtà utilizzatori di una valuta che è stata emessa da un governo sovrano. È la stessa distinzione che si applica anche alle aziende, perché anche le aziende sono utilizzatrici di valuta. Sia le aziende che le famiglie effettivamente possono emettere delle passività e alcune possono funzionare come tra virgolette denaro. Ad esempio, una banca potrebbe emettere, cioè avere dei conti correnti liberi che sono delle passività per la banca che possono essere usate dalle famiglie o dalle aziende come fonte di denaro o come modo per accumulare dei risparmi, ad esempio, valore. Però tutte queste cose private vengono comunque denominate in dollari e soltanto il governo sovrano statunitense ha il potere, definito per Costituzione, di definire misure e modalità appunto che permettono di definire il valore dell'unità di conto. Ora, è chiaro che gli individui negli Stati Uniti possono scegliere volontariamente di seguire o di adottare un'altra moneta, aprire un conto in euro ad esempio, però detto tutto questo è chiaro che è il governo statunitense che ha la capacità di imporre tasse e altre obbligazioni come le sanzioni, come le tariffe in dollari, può richiedere che queste cose vengano pagate in dollari, per questo l'utilizzo prioritario negli Stati Uniti è il dollaro e quindi si dà una corsia preferenziale al dollaro che altre valute non hanno. Ora, per quanto riguarda il debito pubblico intendo in questo caso, in molti casi effettivamente molti tendono a confondere e a mettere insieme debito pubblico con debito privato. Il governo federale degli Stati Uniti è praticamente indebitato da sempre, da quando è stato fondato nel 1776. Dando ascolto ad alcuni economisti, il mondo ideale sarebbe tale per cui gli Stati Uniti avrebbero sempre dovuto avere il conto in pareggio e pagato i debiti. Ma in realtà andiamo a vedere i dati nella storia, quando è che è accaduto tutto questo? Nel gennaio del 1835 è stata l'unica volta nella storia degli Stati Uniti in cui il debito degli Stati Uniti è stato completamente estinto e si è avuto un'eccedenza di bilancio per un paio d'anni e questo ha permesso di accumulare quello che il segretario del Tesoro all'epoca definì un fondo per far fronte a deficit futuri. Il risultato però è stato abbastanza prevedibile perché nel 1837, due anni dopo, l'economia è crollata in una depressione profondissima che ha portato il bilancio in deficit e il governo federale da allora è sempre stato in debito. Dal 1776 ci sono stati esattamente 7 periodi in cui si è ridotto un pochino il debito e quindi c'è stata un'eccedenza di bilancio per quell'anno. Dal 1817 al 1821 il debito nazionale è diminuito del 29%. Dal 1823 al 1836 è stato estinto, come ho detto anche prima, grazie agli sforzi del presidente Jackson. Poi dal 1852 al 1857 si è ridotto, senza essere estinto, ma si è ridotto del 59%. Dal 1867 al 73 si è ridotto del 27%, dall'80 al 93 dell'800 si è ridotto di più del 50% e poi dal 1920 al 1930 si è ridotto il debito di un terzo. E poi l'unica volta in cui c'è stato un'eccedenza di bilancio è stato negli anni della presidenza Clinton ed è stato considerato un traguardo strepitoso. Ora, famiglie sono mai state in grado di gestire un deficit di bilancio per 190 anni su una storia di 230? C'è mai riuscito qualcuno? Una famiglia è mai riuscita ad accumulare debiti non stop dal 1837? No, la risposta è ovvia, no. Ora, e non è una coincidenza, gli Stati Uniti hanno avuto 6 periodi di depressione che sono incominciati nel 1819, nel 1837, nel 1857, nel 1873, nel 1893 e nel 1929.
Mi sembra che sia chiaro che ogni chiara riduzione del debito, con l'eccezione degli anni di Clinton, è stata seguita da una fortissima depressione. Ogni depressione era stata preceduta quindi da una riduzione del debito. E non c'è stata una depressione subito dopo Clinton, però c'è stata una recessione, un po' meno grave, ma una recessione c'è stata. E c'è stata un'enorme euforia, diciamo, da debito, che è quella che ci ha causato i problemi nell'era Bush. E ora, uno potrebbe dire che ancora non c'è stata una depressione come quella degli anni 30, però c'è stata una crisi finanziaria gravissima. E anche quando ci sono state recessioni negli Stati Uniti nel periodo post-bellico, sono state quasi sempre precedute da riduzioni comunque parziali del debito pubblico. Quindi, l'altra cosa importante da dire è che il governo federale statunitense è l'unico ente che può emettere il dollaro, giusto? E il dollaro non è nient'altro che il io ti devo del governo ed è sempre accettato come forma di pagamento. E come ha detto Stefani prima, il governo spende accreditando i depositi bancari e accreditando le riserve quindi di queste banche in cui si trovano i depositi, e comunque nessuna famiglia o azienda può fare la stessa cosa, può emettere moneta. Le famiglie e le aziende possono spendere semplicemente indebitandosi, ma il debito va pagato facendo ricorso al debito di un altro, in genere un debito bancario, mentre invece il debito sovrano comprende, diciamo, dei pagamenti di interesse. Come vengono pagati gli interessi? Emettendo degli io ti devo, così fa il governo. E quindi la nozione della cosiddetta schema Ponzi non si applica alla finanza, allo Stato, perché lo Stato, a differenza dei privati, può sempre emettere più debito per pagare il suo debito, quindi non si può parlare di governo sovrano e di analogia con la famiglia. Ora, mi rendo conto che nel fare questo tipo di distinzione fra un governo sovrano e una famiglia, però comunque potrebbero rimanere dei timori. È importante però dire che questa analogia non esiste, perché è un'analogia che viene citata così tanto spesso e bisogna poter dire no, guarda, non è vero, bisogna poter obiettare a questa analogia. Quando qualcuno sostiene che i deficit di bilancio pubblici sono non sostenibili e che il governo deve prima o poi ripagare il debito, chiedetegli allora com'è che il governo statunitense è riuscito a non pagare il suo debito dal 1837. 173 anni sono un tempo sufficientemente lungo per definire un pattern sostenibile. Forse potremmo andare avanti altri 173 anni senza che il governo vada in bancarotta, anche se il deficit permane. E questo è il modo in cui funzionano le cose con i governi sovrani. Chiaramente, come abbiamo detto oggi e ieri, in realtà però questo non vale per l'Eurozona. Gran parte dell'attenzione negli ultimi anni si è incentrata sulla Grecia. La Grecia è un paese fondamentalmente che è stato demonizzato in maniera ingiusta per le sue responsabilità di bilancio, perché ha falsificato i libri contabili, perché ha mascherato la quota del suo debito, peraltro con l'aiuto di Goldman Sachs. Ha un deficit di bilancio enorme, che ha cercato di tagliare negli ultimi anni senza riuscirci, e con un costo però enorme, perché ha causato una deflazione dell'economia e i bond greci sono stati declassati da tutte le agenzie di rating. Ora, nel mio paese, per aggravare questo allarme nei confronti del deficit, i falchi del deficit hanno usato la Grecia come un esempio di quello che ci aspetta se gli Stati Uniti non tirano la cinghia fiscale. Nel fare questo però queste persone non propongono la distinzione fra paesi non sovrani come la Grecia, invece un paese sovrano come gli Stati Uniti che questi problemi non ha. È giusto dire che paesi come il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna, anche la Germania però, in ultima analisi hanno un problema, potrebbero avere un problema di solvibilità. Però usare questo paese come analogo agli Stati Uniti è il risultato di un'incapacità dei critici del deficit di capire la differenza fra strutturazioni monetarie in paesi sovrani e in paesi non sovrani. Probabilmente avrete parlato
sentito parlare del libro This Time is Different di Rogofer Eimenhof, che dicono che quando il deficit pubblico supera il 90%, quindi il debito pubblico supera il 90% del PIL, allora la crescita sempre comunque comincia a rallentare. Però non fanno una distinzione questi autori fra paesi sovrani e non sovrani che emettono e non emettono moneta, e non fanno neanche tanta distinzione fra debito pubblico e debito privato. I paesi dell'Eurozona hanno due tipi di vincolo, ce li sono assunti due entrando nell'Eurozona. Il primo, come abbiamo già detto, hanno ceduto la loro sovranità monetaria perché hanno abbandonato le loro valute nazionali e ne hanno adottato una sovranazionale. E separando le autorità monetarie da quelle fiscali, hanno, per così dire, abbandonato la capacità del settore pubblico di garantire alti livelli di occupazione e di produzione. I paesi non sovrani vengono infatti ad essere limitati nella loro capacità di spendere tramite la imposizione di tasse o tramite gli introiti che derivano dai titoli pubblici, e questo vale per tutti i paesi dell'Unione Monetaria Europea. Lo stesso Giulio Tremonti ha detto che l'Unione Monetaria Europea è un po' come il Titanic. Ha detto: siamo tutti nella stessa banca, magari i tedeschi sono in prima classe, gli irlandesi in terza, però siamo tutti sul Titanic, e quando il Titanic va a sbattere contro l'iceberg la nave affonda. Seconda cosa, entrando nell'Eurozona i paesi hanno deciso di rispettare i criteri del trattato di Maastricht, che significa che il deficit di bilancio deve essere al massimo 3%, il debito pubblico deve essere al massimo il 60% del PIL, e il deficit di bilancio è il 3%. Pertanto, anche se uno è in grado di trovare fondi e finanziare la spesa a deficit, non è però in grado di utilizzare la politica fiscale oltre questi limiti definiti da Maastricht. Pertanto i paesi hanno dovuto ricorrere a diversi mezzi per mantenere a galla le loro economie nazionali, hanno cercato di promuovere il settore delle esportazioni come fa la Germania, hanno cercato anche di falsificare i libri contabili come ha fatto la Grecia, come ha fatto anche la Spagna e anche l'Italia. Questi vincoli si sono dimostrati un pochino flessibili, è vero, però non significa che non contano per niente, perché contano. In teoria, quando un paese supera i limiti definiti a Maastricht, può essere punito dalle istituzioni europee ed anche dai mercati. Abbiamo già detto che l'impatto che si può avere sui mercati, perché i mercati possono punire sotto forma di tasse di interesse. Se c'è una concorrenza fra i paesi dell'Eurozona, nel senso che cercano di accaparrarsi denaro tramite titoli pubblici, la Germania in genere vince, il che significa che il tasso di interesse per loro è molto più basso di quello della Spagna, del Portogallo o della Grecia. Questo significa anche che le spese per interessi sono più basse, quindi i deficit sono più bassi per la Germania, quindi c'è un bel ciclo virtuoso per loro. Invece, all'opposto, abbiamo paesi come la Grecia che vengono puniti con tassi di interesse molto alti, che li spingono in una spirale viziosa, un circolo vizioso di deficit, perché il deficit porta ad un declassamento, a tassi di interesse ancora più alti, e poi dopo di questo il mercato andrà a cercare un altro anello debole della catena. Finita con la Grecia, probabilmente i mercati se la prenderanno col Portogallo. Come abbiamo visto anche in questi ultimi giorni, proprio perché continuiamo a fare diagnosi scorrette sulla malattia, noi abbiamo fornito il rimedio sbagliato. Noi continuiamo a dire che un eccesso di spesa è il problema e quindi i governi devono stringere la cinghia. È però impossibile stringere la cinghia se si è in mezzo di una bella recessione. Proprio impossibile, perché l'economia continua a crollare. Perché allora gli introiti fiscali, il gettito fiscale si riduce, il welfare, la spesa di welfare deve aumentare a causa dei problemi, e quindi il deficit per forza di cosa aumenta. È un pochino come un cane che si morde la coda. Come abbiamo sentito, però, ci sono delle soluzioni per la Grecia e per il resto della zona euro. La prima, come abbiamo detto anche questa mattina,
È una soluzione che non è esente da complicazioni, ma se si può uscire dall'Eurozona, riguadagnare una sovranità monetaria e andare a deficit per arrivare alla piena occupazione. Avranno bisogno di fare default sui loro debiti denominati in euro, molto probabilmente perché sarà difficile ottenere euro per pagare gli interessi, soprattutto se verranno messe su quelli che abbandonano la zona euro delle sanzioni commerciali. Però i singoli paesi in questo modo riguadagnano il controllo della loro spazio di politica interna e potranno essere in grado di spendere come fanno gli Stati Uniti. Ricordate il diagramma di Stefani? Bene, il triangolo in questo caso sarebbe molto più grande e questo alleggerirebbe i governi sovrani dalla necessità di andare a elemosinare dai mercati, elemosinare l'approvazione dell'agenzia di rating e permetterà quindi di trovare risorse per utilizzare la forza lavoro a pieno. Ora, se non si vuole però abbandonare l'euro, beh allora chiaramente in ultima analisi qualcosa dovrà accadere, dovrà esserci un tesoro sovranazionale, un pochino come il tesoro degli Stati Uniti, il tesoro federale, il Ministero del Tesoro, che è in grado di spendere, voi dovrete avere nell'Eurozona qualcosa che possa spendere come un governo sovrano. Ed è qualcosa che però, se anche viene fatta, ci vuole molti anni. Questo è il motivo per cui io e Warren Mosler abbiamo proposto una misura intermedia, diciamo, interinale, secondo la quale la BCE dovrebbe creare e distribuire miliardi, migliaia di miliardi di euro fra i Paesi membri su base pro capite. Come abbiamo detto prima, questo però non è un bailout, non è un salvataggio, perché a tutti arrivano dei soldi sulla base pro capite, il che significa che ai tedeschi ne arriva di più, la popolazione è maggiore. Ogni singolo paese mantiene il controllo della spesa, in questo caso. L'aspetto fondamentale è che questo darebbe però la possibilità ai paesi Eurozona di trovare delle soluzioni, gli dà del tempo in modo tale che si possa trovare soluzioni e magari arrivare a quel famoso tesoro sovranazionale che dovrebbe spendere il 10-15% del PIL dell'Eurozona, perché attualmente il bilancio dell'Unione Europea è di meno dell'1%, è troppo poco per generare quel tipo di livello di domanda aggregata di cui c'è bisogno per far ripartire l'economia. E ancora una volta le decisioni di spesa, di dove vengono spesi i soldi in fondo, potranno essere riprese dai paesi, dai singoli paesi, grazie a questo afflusso di denaro. Ribadisco però, c'è una distribuzione da parte della BCE di denaro sulla base pro capite, abbiamo bisogno del 10% del PIL dell'Eurozona per poter considerare risolto il problema della solvibilità. Probabilmente forse dovrà anche essere aumentato il limite dei criteri di Maastricht invece che 3%, 6-7%, e la cifra dovrà essere definita non in maniera arbitraria, ma definita, non so, sulla base di quanti soldi devono essere spesi per mantenere la piena occupazione. Di sicuro non il 3%, intorno al 6%. Ora, piuttosto che definire dei livelli target arbitrari predefiniti come quelli che abbiamo adesso, che non hanno alcuna logica economica, le regole dovrebbero essere rilassate per permettere invece alla crescita di prendere piede. Questo porta a stabilità, una volta che si ha qualcosa che si avvicina alla piena occupazione. E come ho detto prima, probabilmente bisognerebbe anche ridurre o abolire l'IVA per aumentare la domanda aggregata e per avere prezzi più bassi allo stesso tempo. Informazione di servizio, sono stati lasciati accesi i fari di due autovetture al parcheggio, è una Dacia Sandero DZ115A5 e una Ford Focus EL438HW.